Allora, buongiorno a tutte le persone che sono collegate con questo convegno, le immigrazioni a Roma dal 1870 alla Seconda Guerra Mondiale. Siamo molto contenti di questo appuntamento e do immediatamente la parola alle persone che hanno accettato la responsabilità dei saluti istituzionali, innanzitutto al vice sindaco di Roma Capitale, assessore alla crescita culturale, Luca Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. In realtà, diciamo, la risposta, ma anche il piacere. Volevo, diciamo, molto rapidamente condividere due riflessioni e poi lasciare, scusate, il campo a discussione, che è certamente più ricca del contributo che io in questo momento darò. La prima è così auto-osservativa, e cioè che questo convegno, chi conosce, ne conosce la storia, è un evidente esercizio di resilienza, nel senso che era programmato all'interno di una, diciamo, la collaborazione tra le istituzioni biblioteche e il CNR, che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni con molte iniziative, diciamo, ospitate dalle biblioteche civiche, e ha approdato alla stipula di una convenzione diciamo, costituzione di una unità di ricerca dell'ISMED presso le istituzioni biblioteche, di cui gli studi, le riflessioni, gli studi, i convegni che sono parte di questa attività sono parte consistente, ed era previsto una cadenza di incontri che iniziavano con questa conferenza, poi avevano un numero, mi pare, 7 interventi nelle biblioteche civiche, poi via discorrendo. Ora, naturalmente la diffusione del virus e le misure che abbiamo adottato progressivamente per cercare di contenerlo hanno prodotto una costante, diciamo, revisione del modo in cui questa attività si realizzava, ma del modo in cui si realizzava, non mai messa in discussione, ed è questo l'atteggiamento che abbiamo adottato in città nei confronti nel suo complesso dell'offerta culturale, e lo facciamo per una ragione che ci pone in una posizione un po' diversa dal dibattito pubblico e anche un po' da una sensibilità generale, e cioè una sensibilità generale poi si vede un po' dalle misure quando vengono adottate, dalle reazioni soprattutto, le misure, è che la vita culturale sia sì importante, sì cioè un esercizio fondamentale, ma allo stesso tempo in fondo così importante non, no, per la vita, per l'equilibrio della società, non è in ragione del fatto, e questo, diciamo, è espressione del fatto che ovviamente nel momento in cui viene sospesa, a parte diciamo, riserve o rimostranze di chi ha implicazioni sul proprio lavoro, non si produce un dibattito, o raramente si produce un dibattito sulla funzione. Viceversa, noi siamo, il noi è me e tutte le persone che lavoriamo in questo ambito, e molte altre città, i miei colleghi assessori di cultura delle grandi città, noi siamo viceversa profondamente convinti che le esperienze che ciascuno di noi può fare grazie alla partecipazione alla vita culturale sono fondamentali per lo sviluppo della persona umana, sono fondamentali per lo sviluppo delle relazioni che tessono la società, sono fondamentali perché mettono a ciascuno di noi esperienze che hanno un carattere prevalentemente logico-razionale, come questo, altre invece quelle più collegate a esperienze artistiche che, diciamo, ci toccano attraverso la suscitazione di emozioni e sentimenti, sono fondamentali per lo sviluppo di strumenti culturali che ci consentano di capire e vivere nel tempo in cui siamo e di farlo nel modo più consapevole e, diciamo, empatico,
con la realtà che ci circonda possibile. Quindi questo esercizio di resilienza noi l'abbiamo applicato alla totalità della vita, della programmazione culturale promossa da Roma Capitale. Le istituzioni biblioteche, come sapete, sono un cardine fondamentale del sistema culturale civico, mettendo, diciamo, nel periodo di lockdown in rete una infinità di contenuti che sono stati, diciamo, goduti da oltre 51 milioni di utenti, non sono utenti singoli ovviamente, e nel periodo in cui è stato possibile abbiamo riprogrammato e svolto tutte le attività previste in presenza invece. Il tema dell'accordo e del convegno è di grandissima attualità e secondo me non solo di attualità, ma è un tema che va affrontato nella chiave in cui lo si fa oggi e in questo contesto e successivamente, perché è fondamentale per disegnare un futuro equilibrato, della città. Roma, diciamo, all'unità d'Italia era una città di circa 200.000 abitanti, insomma, vuoto per pieno. Che sono rapidamente cresciuti con lo sviluppo delle, diciamo, delle funzioni pubbliche, cioè della presenza dello Stato nel momento in cui diventa capitale e delle attività economiche che ovviamente fioriscono in ragione del fatto che queste funzioni vengono, no, concentrate in città. E questa tendenza si è replicata per un periodo di tempo molto lungo. Fino, direi adesso, senza essere particolarmente precisi in questa cosa, ma comunque fino alla metà, degli anni Ottanta. Poi, naturalmente, cambiando sostanzialmente le caratteristiche, le provenienze delle persone che hanno trasformato e formato la città. Persone che sono ovviamente inizialmente venute da altre regioni d'Italia, poi dall'intorno della città e poi progressivamente da altri paesi. Diciamo, la comprensione di questi fenomeni, che non sono, diciamo, solamente astratti, ma sono persone in carne ed ossa che arrivano con il loro bagaglio di speranze, di paure, di storie. Basta pensare alla migrazione odierna, no, composta largamente, ma non totalmente, di persone che sono scappate da situazioni di estrema povertà o di conflitto, che sono entrati nel paese attraverso, rischiando la vita, attraverso, diciamo, un traffico di migranti. Ovviamente costituiscono, la formazione sociale città. Noi spesso pensiamo alla città come un organismo, a uno spazio fisico e a una serie di servizi che debbono essere forniti alla vita che si svolge in questo spazio fisico. Però, se guardiamo la città nella sua complessità, diciamo, è un organismo vivente, terribilmente complesso, e probabilmente è appunto la formazione sociale più antica della storia umana e più resiliente. Uso la parola formazione sociale perché è un concetto che attribuisce dunque, diciamo, alla città quel carattere fondamentale di formazione della persona e della comunità di cui essa stessa è composta, che altrimenti è difficile riconoscere, cui peraltro ci richiama costantemente la nostra Costituzione. Dunque, conoscere e riflettere sui fenomeni migratori e su come questi hanno trasformato non solo, diciamo, la dimensione fisica, quantitativa ed economica, ma le trasformazioni degli orientamenti culturali, del modo in cui le persone hanno guardato al mondo intorno a sé,
è di grandissima importanza non solo per capire che cosa siamo oggi, ma per capire quali fenomeni si produrranno in futuro e come si programma un futuro in una situazione in cui questo è fortemente alterato da forze che sono largamente superiori agli strumenti di governo non solo delle città, ma dei paesi interi. La finanziarizzazione dell'economia sposta, diciamo, dalle mani degli stati alle mani di di operatori del mercato finanziario, leve che sono profondamente capaci di trasformare le condizioni, diciamo, materiali e immateriali della vita di ciascuno. E pertanto, se noi intendiamo cercare di orientare lo sviluppo nostro, di noi stessi come comunità e del luogo in cui stiamo, e attraverso la programmazione capire anche, per esempio, come si modifica il piano regolatore, non solo in ragione della quantità di popolazione, ma in ragione di quali sono gli orientamenti o le suggestioni o le innovazioni che nascono attraverso questo mix culturale che deriva dalla composizione della popolazione. Bene, dobbiamo conoscerla e dobbiamo riflettere sulla dimensione storica. L'accordo, la convenzione con il CNR è una convenzione che ha una durata di 3 anni, ma nasce da un rapporto lungo e ritengo sia uno degli ulteriori elementi a dimostrazione della qualità, della forza, dell'importanza del sistema delle biblioteche civiche di Roma, che nel corso di questi anni progressivamente ha trovato la sua giusta posizione di organismo centrale, anche di ramificazione dell'intero sistema istituzionale e culturale sul territorio, proprio in ragione anche della sua presenza fisica. Per questo anche è diventato un protagonista assoluto nel Festival delle Scienze, nel Festival delle Letterature e quindi è con questo incrementando cospicuamente le opportunità di partecipare a una vita culturale ricca delle persone che abitano lontane dai luoghi in cui tradizionalmente questa si svolge. Opportunità che è fondamentale restituire a Roma, in una città in cui le persone per attraversare la città bisogna fare 70 km di strada. Roma è stesa su 1.200 km quadrati, che significa che include che solo, diciamo, con il solo 80% della sua superficie include più o meno tutte le altre grandi città metropolitane di Roma e non le aree. Le città ed è più grande di qualunque città europea, con l'eccezione di Londra, salvo essere la meno densa, perché ovviamente sono poche persone in un grande spazio. E questo ancora oggi, anche con questi strumenti a cui ricorriamo per superare l'ostacolo dell'impedimento della presenza, le biblioteche, grazie alla collaborazione con la CNR e ISMET, svolgono questo lavoro egregiamente. Penso che questo periodo qua ci insegna anche che appena potremo recuperare la dimensione in presenza delle attività e a ogni occasione che ci sarà consentito lo faremo, abbiamo la responsabilità di immaginare come queste modalità di fruizione vengano sistematicamente integrate, perché ovviamente sono anche un potente strumento di espansione dell'esercizio di questo diritto di cui parlavo prima, a cui ci richiama l'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cioè quello di ciascuno ha il diritto di partecipare alla vita culturale della comunità, di godere dell'arte e beneficiare della scienza, è uno strumento a servizio del secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione che richiama la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono, attraverso una serie di circostanze, lo sviluppo della persona umana. Vi ringrazio molto a tutti quanti per il lavoro che fate e auguro un buon lavoro. Grazie al vice sindaco, grazie davvero. La parola a Vittorio Bo, commissario alla gestione provvisoria di Biblioteche di Roma. Buongiorno, grazie a tutti. Ovviamente è un piacere, anche un onore partecipare. Per prima cosa mi complimento per la qualità e i contenuti dell'organizzazione di questo convegno che, ricordiamo, avrebbe dovuto tenersi a marzo scorso,
già stato accennato da vice sindaco, ma è stato per i motivi ben noti spostato ad oggi. Così come anche gli incontri che si erano programmati in diverse zone della città, 7 incontri dal 7 maggio al 13 novembre presso 7 biblioteche, che però abbiamo, anche grazie all'impulso venuto dall'organizzazione di questo convegno, riprogrammato all'aperto dal 14 novembre al 5 dicembre alla Biblioteca Colline della Pace, Biblioteca Nicolini, Biblioteca Mameli e Biblioteca Flaiano. Quindi, come ha giustamente sottolineato Luca Bergamo, questo è un periodo di resilienza che ci obbliga ma anche ci aiuta a ripensarci, e quindi con la programmazione di un pensiero, di un convegno così importante per le ragioni già dette, a cui ne aggiungo un'altra molto importante, che è quella della trasformazione che il nostro paese e che ovviamente la città più importante di questo paese ha subito, ma anche accompagnato nello sviluppo del progresso dell'Italia, c'è stata una trasformazione anche di carattere linguistico, che non è solo delle persone d'Italia, ma è soprattutto, come veniva ricordato prima, da tutte le persone che appartengono ad altre storie, ma che hanno portato linfa nuova, che se ne dica o si voglia o meno, le migrazioni sono sempre qualcosa che porta a crescere, a un confronto, a anche uno scontro, ma a una fortissima vitalizzazione della vita sociale. Quindi questo convegno è particolarmente importante perché riflette su aspetti fondamentali del nostro vivere, non solo del nostro vivere quotidiano, ma anche della dimensione che assume la nostra vita dalla quotidianità ad un periodo anche più lungo, quindi proprio già stamattina quando si parlerà di sviluppo demografico, di evoluzione urbanistica, che sono, direi, i principali pilastri della struttura, della formazione di una città e delle relazioni tra i suoi cittadini, si dà già chiaramente il segno di come si vuole procedere nello studio prima che è stato fatto e nella produzione dei contenuti durante questo convegno. Mi sembra che abbia particolare importanza il rapporto tra immigrazione operaia e l'immigrazione bracciantile nel litorale romano, ma adesso non mi dilungo a dire quello che già molti degli ascoltatori, credo tutti gli ascoltatori, hanno sotto gli occhi come programma. Io credo che davvero questo è un momento nel quale il ripensare una parte della nostra storia e delle nostre radici possa essere più utile, molto più utile di quanto non abbiamo fatto fino a ieri, anche perché la nostra riflessione è più concentrata, siamo certamente più in qualche modo affaticati dalla continua e quotidiana cambio di registro tra una piattaforma digitale e l'altra, però certamente c'è la possibilità di sfruttare di più questi momenti di studio e di riflessione, con questo grande impegno delle biblioteche di essere sempre presenti. E quindi anche queste presentazioni, come quella di oggi, molto importante, ma anche quella che citavo prima all'aperto, con tutte le misure assolutamente garantite di natura di sicurezza, sono non solo delle concrete testimonianze e degli atti simbolici, perché abbiamo bisogno di comunicare la nostra ricchezza, lo accennava anche questo, lo accennava il vice sindaco, noi siamo esseri relazionali, la nostra cultura, uno dei miei grandi maestri, forse il più grande, Luca Cavalli Scorza, mi ha insegnato che questo binomio, natura e cultura, è la nostra vera, come dire, essenza distintiva di caratterizzazione del mondo animale a cui noi, volenti o nolenti, apparteniamo. E quindi il fatto di studiare, raccontare quello che noi sviluppiamo nella nostra vita e quello che diventa poi un elemento e un lascito ereditario per i nostri figli e i nostri nipoti
è particolarmente importante in un momento come questo. Quindi ringrazio tutti e do la parola al conduttore, al moderatore. Grazie molte. Grazie, grazie anche a Vittorio Bo. Passiamo la parola a Gilberto Colbellini, il nostro direttore del Dipartimento Scienze Umane e Patrimonio Culturale CNR. Buongiorno. Mi sa che forse bisogna attivare l'audio. Ok, mi sentite? Mi sentite? Sì, buongiorno Michele, grazie. La maggior parte, diciamo, delle ragioni per cui questo incontro è importante sono state dette. Due cose vorrei aggiungere a questo punto, dal punto di vista del CNR, che diciamo da alcuni anni, anche attraverso una, come dire, anche attraverso un tentativo che sta facendo il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e Patrimonio Culturale di come dire, cercare di, come dire, distribuirsi un po' più capillarmente sul territorio per promuovere iniziative di ricerca e diffusione della cultura, non solo umanistica, ma anche dei rapporti tra cultura umanistica e scientifica. Ecco, da questo punto di vista penso che il ruolo e il peso che può svolgere il CNR sia in collaborazione, insomma, con Roma Capitale, con il sistema biblioteche, sia importante, perché esistono un insieme di competenze multidisciplinari che possono arricchire non solo la qualità, ma possono anche contribuire ad arrivare anche a nuove scoperte, a vedere e a capire nuove realtà. Quando io sono arrivato a dirigere il Dipartimento era già attivo un'intensa ricerca nell'ampio ambito degli studi sulle migrazioni, sia a livello storico ma anche a livello diciamo di attualità, sempre con un approccio multidisciplinare che vedevano economisti ma anche filosofi, ma anche sociologi, ma anche demografi collaborare. Il progetto 150 anni di migrazioni a Roma Capitale, storia, memoria, cultura, che è portato avanti da Michele Colucci e dall'ISMED, dall'Istituto di Studi sul Mediterraneo, si caratterizza, a mio parere, per il fatto che, come dire, cerca di intercettare e di fornire elementi dispersi e in alcuni casi anche poco conosciuti di ambiti, di biblioteche, ecomusei, iniziative, diciamo, locali che hanno raccolto un'importante quantità di materiale documentale e anche di risorse di carattere materiale. Penso in particolare all'Ecomuseo del Litorale Romano che vedo qui citato che porterà un suo contributo, e su queste realtà spesso sparse e disorganizzate può, diciamo, innervare, può introdurre degli elementi che vengono da metodologie che per sua natura il CNR frequenta molto di più nell'ambito della ricerca storica, sociologica e demografica internazionale. Io purtroppo non ho il tempo di seguire questi lavori perché questo è un momento anche un po' di difficoltà del CNR, quindi devo occuparmi di diverse altre questioni, però voglio dire che rispetto a questo convegno davvero non è un fatto così formale dire che mi dispiace non seguirlo, perché insomma, quando nella mia gioventù, quando mi sono occupato di fare ricerche in ambito storico-medico, uno dei temi che ho particolarmente frequentato è stata la storia della malaria, e alcune, diciamo, delle questioni che mi hanno molto incuriosito
è stato proprio il fenomeno delle migrazioni che da altre parti d'Italia si dirigevano prima verso il litorale romano, verso Roma e poi successivamente verso l'Agro Pontino, e a me interessavano specialmente gli aspetti sanitari della questione, cioè il fatto che le persone che provenivano da altre regioni d'Italia comunque non andavano a cercare o non trovavano come aspirano le popolazioni che oggi cercano di attraversare il canale del Mediterraneo una situazione di benessere, ma sapevano, o forse diciamo, magari intuivano, in alcuni casi non gli veniva detto, che andavano a correre dei rischi sanitari che in alcuni casi non c'erano nelle zone dove loro invece vivevano. Quindi questo, come dire, questo aspetto di una migrazione che va ad affrontare per popolare e anche per contribuire a una crescita demografica, urbanistica, economica, eccetera, aree che in quegli anni, ricordiamo, erano significativamente sottosviluppate, soprattutto da un punto di vista sanitario, è un tema che ho trovato particolarmente interessante, così come ho trovato sempre molto interessante le modalità culturali e le forme di organizzazione sociale, di forme di organizzazione politica spontanea che venivano messe in atto per gestire questi rischi in luoghi e spazi dove ci si recava, ed insieme a questi anche elementi antropologici, elementi di letteratura, eccetera, eccetera. Quindi io ritengo che questa iniziativa organizzata insieme al sistema biblioteche del Comune di Roma, anche se si deve svolgere in queste condizioni non certo, come dire, stimolanti sul piano interattivo soprattutto e comunicativo, rappresenti un momento importante per raccogliere dati, informazioni e conoscenze su un fenomeno che per l'Italia è stato così tanto rilevante e che magari ci porti a, come dire, a capire o a diffondere elementi culturali utili anche per il presente. Mi ricollego in questo a quello che diceva l'amico Vittorio Bo, che citava Luca Cavalli Sforza. È abbastanza, come dire, chiaro che ci sono delle costanti. Noi abbiamo delle costanti biologiche che includono il comportamento, includono le risposte a una serie di sfide, una serie di rischi, e in fondo studiare la storia di questi fenomeni è rilevante, a mio parere, proprio per riconoscere e continuare, diciamo, a capire come queste costanti si possono ripresentare, come eventualmente utilizzarli nella buona sorte ed evitare che possano, diciamo, prendere delle derive, portando anche in alcuni casi verso una cattiva sorte. Grazie, buon lavoro. Grazie mille Gilberto Corbellini anche per i suoi saluti e lasciamo ora la parola a Salvatore Capasso, direttore dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. Salvatore. Ok, mi sentite? Buongiorno a tutti, sono felice che finalmente si sia giunti a organizzare questo convegno che, come è stato ricordato prima, diciamo, è stato messo in cantiere da un po' di tempo. E vorrei ringraziare innanzitutto il vice sindaco di Roma per essere intervenuto, il commissario per le biblioteche di Roma, il direttore di dipartimento, perché questo testimonia, diciamo, l'importanza di questo convegno. A me il compito di presentare brevemente l'ISMED e il perché, le ragioni di questo accento che stiamo ponendo sulle migrazioni, perché questo non è l'unico prodotto ovviamente dell'attività di ricerca che l'istituto fa e che l'unità di ricerca fa. L'ISMED è un istituto del CNR che ha come mission quella di contribuire alla comprensione di fenomeni che spesso non rappresentano emergenze a livello globale e che nel Mediterraneo assumono una connotazione particolare,
la transizione energetica, l'ambiente, il mancato sviluppo, la crescita diseguale, la sostenibilità dello sviluppo e le migrazioni. Sono questi alcuni, solo alcuni dei temi su cui oggi si concentra lo sforzo di comprensione e di analisi dei ricercatori dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo. Economisti, urbanisti, storici, geografi, biologi marini. Quindi c'è un parterre di skills, di competenze molto vario e che difficilmente può trovarsi in altri ambiti. E sono tutti impegnati ad osservare attraverso strumenti disciplinari diversi spesso uno stesso fenomeno. Quindi è la interdisciplinarietà difficilmente individuabile altrove, il vero valore aggiunto che un istituto del CNR può fornire al mondo della ricerca. Spesso i fenomeni socio-economici hanno bisogno di chiavi interpretative diverse e non è sufficiente l'approccio monodisciplinare per raggiungere evidenze di spessori che siano anche utili poi a costruire ricette di politiche pubbliche, perché alla fine noi a quello siamo interessati, cioè a dare un impatto anche sul territorio e su come l'operatore pubblico può migliorare il contesto in cui viviamo. Le migrazioni tra questi fenomeni rappresentano un fenomeno di rilevanza così ampia e di una complessità tale che la lente interdisciplinare è l'unica che può fornire visioni che singole discipline non riescono a contribuire. Ed è per questo che sulle migrazioni l'interesse dell'ISMED si è spinto fino al punto di dotarsi di una unità di ricerca permanente che potesse sviscerare le dinamiche e la natura di questo fenomeno. Questo convegno è anche e soprattutto, io lo voglio ricordare, la presentazione di questa unità di ricerca, che ora è costituita da Michele Colucci, che sta facendo da coordinatore di questi saluti, da Stefano Gallo e di Filippo. Quindi noi abbiamo costruito un'unità di ricerca ad hoc per le migrazioni e io spero che questa unità possa corroborarsi ed espandersi oltre. Quindi una unità che lavora però in simbiosi con altri 50 ricercatori. Io quindi auguro un lavoro per il convegno che sono sicuro ci doterà di un altro piccolo mattone per la costruzione di una visione più chiara del mondo che ci circonda. Non ce lo dimentichiamo, spesso si parla delle migrazioni dall'esterno. In realtà il nostro paese è il frutto spesso di migrazioni interne che hanno dato forma al mondo, al paese in cui ci troviamo, sud-nord, campagna, città, interno verso la costa. Ed è queste migrazioni che spesso hanno rappresentato il volano di crescita e sviluppo. Quindi, però queste migrazioni vanno gestite e vanno incanalate in un programma strutturato di che possa essere, a cui si possa dare forma con politiche ben definite. Quindi anch'io vi saluto e sono sicuro che questo convegno veramente ci darà una visione un po' più chiara di alcuni fenomeni che hanno determinato poi Roma capitale così com'è. Grazie. Grazie anche a Salvatore Capasso. Il mio compito a questo punto è quello di delineare in maniera molto sintetica, per poi lasciare spazio alle sessioni e alle relazioni del convegno, il senso, le coordinate generali di questo progetto di ricerca che si chiama 150 anni di immigrazioni a Roma Capitale, storia, memoria, territorio. Lo hanno già detto alcune delle persone che sono intervenute. La città di Roma è un caso dal punto di vista storico straordinario, una città che conosce una enorme crescita della popolazione dopo il 1870 e anche una enorme estensione della sua dimensione territoriale, e ad entrambi questi fenomeni di crescita è legato in maniera estremamente profonda il tema delle immigrazioni. Ci piace declinare al plurale
la parola immigrazione perché probabilmente mai come in questi 150 anni la città di Roma ha sperimentato quanto siano diverse, eterogenee, stratificate e plurali le migrazioni. Sono iniziate, quando le popolazioni intorno alla città, iniziavano ad affluire verso, la capitale, sono continuate con le altre province. Laziali, già negli anni 80, 90 dell'Ottocento, poi ne parleremo meglio, si sono manifestati i primi flussi da regioni più lontane, dalla Calabria, dalla Campania, dalle Puglie, ma anche dal Veneto, se guardiamo al nord, in un meccanismo che si è poi continuamente innervato sulle dinamiche sociali, politiche, economiche della città. La cosa molto interessante è che poi a queste tante migrazioni interne si sono aggiunte, si sono intrecciate anche le migrazioni internazionali, soprattutto negli ultimi 50 anni, decine, centinaia di migliaia di persone che sono arrivate dagli altri paesi e dagli altri continenti hanno scelto Roma come destinazione. Spesso proprio calcando le strade, le piazze dove poco tempo prima si erano inseriti gli immigrati che venivano dall'Italia. Quindi questa dimensione di intreccio è una risorsa straordinaria per capire che cos'è oggi la città di Roma e però le tante migrazioni che hanno popolato il tessuto metropolitano in questi 150 anni probabilmente meritano un riconoscimento del loro ruolo storico, meritano una riscoperta. E proprio la nascita di questa unità di ricerca e di questo progetto hanno questo obiettivo. I due termini generali del nostro progetto di ricerca sono appunto ricerca da un lato e disseminazione. Siamo ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e abbiamo alle spalle un percorso piuttosto articolato. Soprattutto dal punto di vista storico e non solo dal punto di vista storico, di analisi delle migrazioni interne e delle migrazioni internazionali. Ma l'altro pilastro di questo progetto è l'ambito della disseminazione, un ambito garantito dalla presenza di biblioteche di Roma capillare in tutti i territori della metropoli, nei quartieri più diversi, nel centro come nelle periferie, dentro il raccordo anulare come fuori dal grande raccordo anulare. E questa enorme disseminazione garantirà sicuramente al progetto di ricerca di potersi muovere in contesti anche nuovi e innovativi rispetto anche al modo con cui sono state studiate fino adesso le migrazioni, non soltanto a Roma. Dentro Biblioteche di Roma c'è il servizio Intercultura, che è stato il primo riferimento di questo progetto di ricerca, che mette in pratica concretamente le dinamiche interculturali e di una proposta forte di disseminazione di contenuti interculturali in tutta la città di Roma. E dentro questo progetto abbiamo nello specifico scelto di costruire un percorso di analisi territoriale dei quartieri di Roma dal punto di vista delle tante appunto immigrazioni che li hanno caratterizzati, grazie al coinvolgimento in particolare di sette biblioteche della città. Le ricordo perché sono le sette biblioteche che nei prossimi mesi ci vedranno impegnati in seminari, incontri, testimonianze, presentazioni di libri, visite guidate, un programma molto ricco che speriamo, finita la pandemia, possa riprendere anche in presenza e che intanto conterrà nel suo percorso molti contenuti digitali. Le ricordo queste sette biblioteche: Collina della Pace, nella zona di Finocchio, Ennio Flaiano, Tufello, Elsa Morante, Ostia, Goffredo Mameli, Pigneto, Renato Nicolini, Corviale, Pierpaolo Pasolini, Spinaceto, Franco Basaglia, Primavalle. Come vedete, l'orizzonte è molto ampio, l'orizzonte territoriale è molto ampio e attraverso le tante storie custodite, conservate, raccolte, che aspettano di essere riscoperte in questi territori, possiamo effettivamente arrivare a una conoscenza più completa, più ampia del tessuto storico, di come si è formata anche a livello storico l'attuale metropoli.
Devo ringraziare le persone che dentro biblioteche hanno accolto fin da subito questa proposta e questo progetto, l'ex presidente Paolo Fallai, la direttrice, attuale direttrice Maria Rosaria Senofonte e la responsabile del servizio Intercultura Maria Carla Mancinelli. Il progetto sta andando avanti grazie a una sinergia molto felice con loro e grazie anche al coinvolgimento naturalmente di tutti i bibliotecari che stanno disseminati sul territorio. E naturalmente ringrazio anche tutte le persone che hanno accettato questo nostro invito a questo convegno. Le relazioni che faranno rappresentano una prima sistemazione di tanti orizzonti su cui poi torneremo nei prossimi mesi e le ringrazio anche per la grande pazienza con cui ci hanno seguito, insomma, negli ultimi mesi. Il convegno si doveva tenere inizialmente all'Ara Pacis, è stato poi riprogrammato e oggi ci troviamo finalmente a poterlo tenere anche se in questa forma, online. Quindi veramente grazie anche alle persone che hanno tenuto i saluti in apertura, al vice sindaco Bergamo, a Vittorio Bollo, attuale commissario per la gestione provvisoria di biblioteche, a Gilberto Corbellini e a Salvatore Capasso.